Ciao, sono Luigi Melacarne e sono qui nel mio ufficio per presentarti il mio nuovo video. Prima di incominciare, vorrei ricordarti, se non lo hai ancora fatto, di iscriverti alla mia pagina Facebook. Ti lascio qui sotto il link, così sarai sempre aggiornato sulle mie prossime dirette live e su tantissimi altri servizi che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Nel video di oggi vorrei parlarti di come attrarre nuovi clienti nel campo della contabilità. La domanda che vorrei farti è questa: che cosa stai facendo per renderti memorabile ai tuoi nuovi clienti o ai clienti che per te potrebbero essere i clienti ideali? Una delle cose più importanti che puoi fare, non solo per rendere la tua immagine veramente memorabile, ma anche per creare la giusta connessione con i tuoi probabili nuovi clienti, è avere quello che io chiamo un colpo professionale. Il colpo professionale è veramente importante perché fa in modo di personalizzarti e di renderti unico nel tuo genere. Viviamo infatti in un mondo dove siamo circondati dai social network e dove le persone ti vedono e ti conoscono solo tramite la tua fotografia. Se l'immagine sulla tua pagina Facebook, sul tuo sito internet o sugli altri profili dei social network è un'immagine che rappresenta per esempio il tuo cagnolino o il tuo gattino o qualcos'altro che non c'entra niente con te, sicuramente non si creerà quel giusto collegamento tra te e il tuo nuovo cliente o anche con il cliente che in quel momento sta cercando proprio il tuo servizio. Devi sapere che il cliente è sempre molto attento e interessato alla tua capacità di risolvere i suoi problemi, i suoi maggiori problemi. Una persona reale risolve i problemi delle persone, quindi il tuo probabile cliente, quello che ti sta cercando in quel momento, vuole essere sicuro di avere a che fare con una persona reale e non con un cagnolino o un gattino. In pratica deve riuscire a vederti in faccia, così che può rendersi conto con chi avrà a che fare nel prossimo futuro. Te lo ripeto così magari si capisce meglio. Non devi usare un logo o un marchio e nemmeno una tua fotografia in cui non si riesce a capire chi sei. Le persone che cercano qualcuno a cui affidarsi vogliono vedere una tua fotografia bella e chiara, in modo che possano connettersi con te grazie alla fotografia. Quando ho iniziato a pubblicare articoli su internet nel 2016, ho guardato i siti web di altre persone che si occupavano di contabilità e avevo notato che la maggior parte dei miei concorrenti avevano una fotografia sul profilo che era abbastanza orribile. Allora ho pensato: ok, perlomeno posso avere una fotografia più bella della loro. Questo è stato il mio inizio, e cioè quello di usare il colpo professionale come un modo per riuscire a distinguermi dalla massa e per riuscire ad entrare in contatto con le persone e rendere reale il collegamento tra me e loro. Ovviamente io ho una mia fotografia sul mio sito web e anche su tutti i miei canali e pagine dei social network. Il tuo colpo professionale deve essere potente. Devi assicurarti di investire dei soldi. Lascia quindi perdere tutte quelle fotografie fatte con il cellulare. Devi farti fare una bella fotografia
da un fotografo professionista e magari con uno sfondo chiaro. Ti dico subito che non sarà facile trovare un fotografo professionista. Io, per esempio, ne ho provati ben 5 di fotografi prima di trovare quello giusto, perché il fotografo deve essere capace di scattare delle fotografie di un primo piano oppure un mezzo busto. E la stragrande maggioranza dei fotografi che ci sono sulla piazza si limitano soltanto a fare dei servizi fotografici, per così dire, standard, come per esempio i matrimoni, i battesimi o le cresime, con fotografie riprese veramente da lontano. Quello di cui tu hai bisogno è qualcuno che sia capace ad usare bene la macchina fotografica e i programmi di fotoritocco, perché l'immagine che dovrai ottenere dovrà essere bella e chiara. Però questo vuole anche dire che non deve andare a modificare il tuo viso, perché poi non saresti più reale agli occhi dei tuoi potenziali clienti. Spero che tu abbia trovato utile questo video e che possa aiutarti a creare un profilo sui social network che piaccia ai tuoi nuovi potenziali clienti. Ci vediamo al prossimo aggiornamento sulla mia pagina Facebook per nuovi contenuti che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto. Ciao!